Buongiorno a tutti, sono Eric Larsen, sono manager di BioAx Italia e BioAx International. Vi starete chiedendo BioAx, già che c'è un nome strano, cosa faremo mai? Noi siamo nel verticale del transumanesimo e del biohacking. Non sono parolacce, in realtà sono cose molto interessanti. Stiamo cercando di inserire la macchina all'interno del nostro corpo, all'interno del nostro organismo. Non siamo gli unici che lo fanno. Conoscerete quella personcina chiamata Elon Musk, sta già cercando, insieme a una delle sue società, di inserire supercomputer all'interno del nostro cervello. La sperimentazione è già iniziata. Non siamo appunto gli unici, come vi dicevo. Questo perché? Perché ci stiamo spingendo tanto in là? Che in realtà non è molto futuro, perché anche noi abbiamo già fatto le prime installazioni, vedrete poi i dati. Ci stiamo spingendo in là perché non crediamo che il corpo umano sia una macchina perfetta. Crediamo che la tecnologia si stia evolvendo sopra ogni limite e quindi il nostro corpo avrà anche bisogno di utilizzare questa tecnologia per essere molto più performante, efficace ed efficiente. Come vi dicevo, è una realtà, nel senso che abbiamo già installato più di 5.000 chip a livello mondiale, 3.000 in Svezia, quindi ci sono 3.000 persone con un chip sotto la propria mano, ok? E anche negli Stati Uniti sono più di 2.000, diciamo, gli evangelist di questa branchia del transumanesimo. Per cosa lo utilizzano? Ovviamente vi ho preparato anche un video per farvi capire dove sta andando questo tipo di tecnologia, ma di base, soprattutto in Svezia, quindi a Stoccolma, questo chip viene utilizzato per facilitare la mobility all'interno della città, quindi trasporti, tram, metropolitane, bus, treni, viaggi aerei. In questa cultura svedese, che ovviamente è una cultura, ovviamente no, però è una cultura molto più legata alla tecnologia rispetto a quella sud-europea, hanno già accettato di utilizzare questa tecnologia per rendere il proprio corpo molto più smart, se così possiamo dirlo. Abbiamo 5 partnership internazionali con aziende del calibro di Accenture. Anche grazie ad Accenture stiamo andando a migliorare la tecnologia, cercare di fare business development per capire dove utilizzarla, come migliorarla, come renderla ancora più sicura. Perché si parla anche di data security. Ok, data encryptment, poi ve ne parlerò. Altra azienda con cui abbiamo il piacere di collaborare è MedicScan, cartelle cliniche standardizzate che possono essere utilizzate in tutto il mondo. Non è una cosa banale avere la propria cartella clinica tradotta in tutte le lingue all'interno della propria mano e in caso di qualsiasi emergenza, in viaggio per lavoro o per turismo, avere a propria portata di mano i medicinali che devono essere assunti, in che dosi, i trattamenti che sono stati fatti nella propria vita medicale, possiamo dire così. E non è futuristico perché già ad oggi abbiamo un engagement, questa è una vanity metrics, ma ho voluto metterla in slide perché è impressionante quante persone al mondo stiano già cercando, googlando la nostra tecnologia, più di 900 milioni. Quindi diciamo che stiamo lavorando soprattutto in ricerca e sviluppo per migliorare sempre di più le prestazioni del nostro corpo, per hackerare il nostro corpo. Non pensiamo al hacking come una brutta cosa, pensiamolo in questo caso come hackeriamo il nostro corpo per renderlo molto più efficace. Viviamo in un mondo in cui le carte ci circondano. Io sono ancora stupefatto dal fatto che ci siano monete fiat, monete cartacee ancora. Siamo nel 2020, la tecnologia è molto più evoluta. Pensate solo a quante carte di credito abbiamo magari nel portafoglio. Io ne ho 4, più il banco, più 2 bancomat, più la carta aziendale, il codice fiscale, la carta d'identità, la patente, il boarding pass quando sono in viaggio, il badge per entrare in ufficio, il badge per entrare in palestra. Sono tutte tecnologie che potrebbero essere semplicemente iniettate all'interno della nostra mano. Immaginate di poter uscire, viaggiare, andare a lavoro senza dover portare appresso niente e avere tutto all'interno della propria mano. Diciamo che quello che cerchiamo di fare è dare un iperpotere, un primo principio di iperpotere. Okay?
Anche questo è proprio l'esempio che c'è in Svezia. In Svezia sta già funzionando in questo modo, ok? Tutto quello che è la tecnologia Near Field Communication, NFC. Quindi noi comunichiamo con questo chip a dei dispositivi che vengono letti in NFC. Non c'è batteria, non c'è GPS, so che me lo chiederete, non c'è tracking. E tutti i nostri documenti e tutte, soprattutto le nostre transazioni, vengono protette, diciamo c'è un bridge, c'è una piccola protezione in blockchain. Ciò vuol dire che ogni transazione che avviene dalla nostra carta di credito e dai nostri badge viene protetta, messa al sicuro e nessuno, agenzia di marketing piuttosto che la famosissima Cambridge Analytica, potrebbero attingere ai nostri dati, ok? Quello che stiamo facendo in questo momento è appunto mantenere all'interno della nostra mano tutte le nostre password, i nostri documenti, le chiavi di casa, le chiavi degli hotel, i soldi banalmente, i nostri boarding pass, i nostri documenti di viaggio, monitorare la nostra salute fisica, le prestazioni del nostro corpo e come vi dicevo tutto viene inserito con la blockchain. Quindi avere la blockchain direttamente all'interno del nostro corpo. Magari non sarete familiari con questa tecnologia, ma noi lavoriamo con Ethereum, lavoriamo con degli smart contract, in modo tale che davvero tutte le transazioni che facciamo attraverso la nostra mano possano essere protette. Una piccola considerazione, non so se sapete che quando io vado ad esempio in un negozio, ad esempio da Zara, vado a fare una transazione in NFC, appoggio la carta al POS, ok? Ormai è famosissimo. Cosa succede? Dalla mia carta di credito si attiva un circuito? Circuito Visa, Mastercard? Benissimo. Ci sono milioni di transazioni che vengono fatte in millisecondi prima che appunto la transazione venga accettata dalla banca, successivamente dal POS e venga quindi eseguita. La maggior parte di queste transazioni, di queste informazioni, sono pubbliche. Okay? Vengono rese, possono essere prese da agenzie come ad esempio poteva essere Cambridge Analytica. Ciò non vuol dire che hanno informazioni sensibili su di voi, ma vi clusterizzano, ok? Prendono dati che servono per clusterizzare. Donna 25-35, acquisto da Zara, nome a caso, non so se posso fare nomi, 25 euro promozione in questo periodo. Tutte queste informazioni vengono vendute. E non abbiamo assolutamente il benché minimo controllo di quello che avviene dei nostri dati al di fuori dei pagamenti. Questo era solo un esempio di come i dati possono fuoriuscire dal tutti i giorni, okay? Dall'utilizzo delle carte di credito, dei badge di tutti i giorni. Quello che stiamo facendo noi è lavorare tantissimo sulla data encryption, data security, darvi la possibilità di mettere al sicuro i vostri dati utilizzando un sistema come quello di BioAx. Ma soprattutto quello che ci piacerebbe fare è darvi la possibilità di monetizzare direttamente dai vostri dati. Quindi mettere dei filtri che vi possano permettere di dire quali dati vendere a quali agenzie. In modo che sia tutto chiaro, in modo che sia tutto trasparente, in modo che possiate bloccare tutto o vendere tutto. Quindi un sistema, chiamiamolo, di protezione in and out. Ok? Ho detto tutto, spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate capito quello che facciamo, è abbastanza futuristica, però siamo già realtà. In questo momento lascio la parola a Enrico Plateo, dall'altra parte Enrico, che invece vi spiegherà quello che sta succedendo con WeChat, azienda molto più famosa e molto più importante della nostra ovviamente. Grazie, passo tutto. Ciao a tutti, buonasera. Allora, non so, probabilmente molti di voi conosceranno già WeChat, sia per tutte le implicazioni che ha con il turismo e con i brand che sono presenti anche qui in Toscana. Tencent forse è invece un player un po' meno conosciuto. Tencent è in realtà quello che è la grande società che sta dietro a WeChat. È per esempio il più grande produttore di videogames al mondo. Molti dei videogames su cui voi avete giocato o giocano i vostri nipoti, figli, adesso non vedo bene l'età della platea, probabilmente sono stati sviluppati direttamente da Tencent e poi adattati per i mercati locali. Ovviamente con questa ispirazione e con questa, diciamo, inclinazione al digitale, all'intrattenimento, Tencent è poi dedicata a tutta una serie di altre attività, di altri tool che poi vanno a
concretizzarsi per essere dei veri e propri daily companion dell'utente cinese. Vi mostro brevemente un video che spiega abbastanza bene che cos'è WeChat e come WeChat è vissuto in Cina. WeChat is an example of, for lack of a better word, a super app. It's a Swiss Army knife that basically does everything for you. It's your WhatsApp, Facebook, Skype, and Uber. It's your Amazon, Instagram, Venmo, and Tinder. But it's other things we don't even have apps for. There are hospitals that have built out whole appointment booking systems. There are investment services. There are even heat maps that show how crowded a place is, be it your favorite shopping mall or a popular tourist site. The list of services goes on basically forever. But it's not the variety of things you can do on WeChat that makes it so powerful. It's the fact that they're all in one app. So why does that matter? Hypothetically, imagine you're sitting at home and one day you notice your corgi is dirty. You open WeChat, hit a few buttons, and a few hours later a man shows up at your door with some shampoo and a big vacuum. Your dog gets cleaned and he looks great. You take a photo. You share it with your friends and tag the dog cleaning business. You haven't left the app. Your friend who likes Hello Kitty and works a boring office job is slacking off at work and looking at WeChat. She sees the photo of your clean corgi. She decides she wants her poodle clean. She clicks the tag on your photo and orders the same service. Within seconds, the man with the big vacuum is on his way to her house. She pays him, and he's happy because he got paid instantly on WeChat. She starts chatting with you to thank you. Neither of you have left the app. While chatting, she tells you about a new hip noodle joint. She says, you have to come. It's a schlep, but you accept. She orders food while still at her desk. You order a taxi. She pays for the food. On the way to her house, the man with the big vacuum invests the money he earned from both of you into a wealth management product that's probably a little too risky. Neither of you nor the man with the big vacuum have left the app. Both of you arrive and the app tells the kitchen you're there. Your WeChat profile photo pops up on the wall. It's an old photo from the year you had that weird part in your hair. Of course she makes a comment. Your food is served. You notice your meat is a bit overcooked, so you snap a photo and post a disparaging restaurant review. You're already on your phone, and you remember you still owe your friend money because she paid. You transfer her money. Neither of you, the man with the big vacuum, nor the restaurant, have left the app. At the restaurant, there are no menus, there are no waiters, there is no cashier. There is only WeChat. Allora, come avete visto dal video, è abbastanza impressionante appunto l'integrazione di WeChat all'interno della vita quotidiana della popolazione cinese. E questo è stato sicuramente un processo di costruzione molto molto complesso, ma la cosa che mi ha sorpreso è che è stato anche un processo molto rapido. E questo è stato possibile grazie anche alla rapidità con cui la popolazione cinese, gli utenti cinesi, hanno reagito positivamente e hanno iniziato a utilizzare effettivamente tutte le potenzialità del mezzo, che poi ovviamente si sono arricchite piano piano, anzi veloce veloce, per fornire nuovi servizi. I numeri infatti dimostrano che l'adozione di WeChat è stata massiva. E, non sono 11 miliardi, è 1.1 miliardi di utenti attivi al giorno, perché sennò sarebbero un po' troppi, e 1.1 miliardi di utenti attivi al giorno, quindi praticamente una buonissima fetta della popolazione cinese utilizza WeChat ogni giorno. E infatti è interessante vedere come praticamente il 35% di tutto il tempo trascorso online avviene direttamente su una piattaforma di Tencent, in particolare WeChat. E quindi questo dimostra bene quanto l'utente cinese sia effettivamente disponibile a provare e adottare nuove tecnologie nel momento in cui effettivamente semplificano la vita quotidiana. Un esempio è sicuramente il QR code. Fondamentalmente che cos'è? Il QR code lo sapete tutti, quel codice quadrato per l'appunto, però in Cina ha avuto una diffusione estremamente rapida ed estremamente profonda. Perché? Perché rappresenta molto molto bene la connessione tra online e offline, o perlomeno i cinesi utilizzano esattamente questo banale codicino, anche abbastanza brutto da vedere, esattamente per creare quella connessione che qui chiamiamo omnicanalità o omnichannel o multicanalità. Addirittura i cinesi pensano che il QR code sia stato inventato da WeChat, in realtà è stato inventato in Giappone molti anni prima.
E infatti, quando vedete i turisti cinesi, soprattutto all'estero, scansionano tutti i QR code che si trovano davanti. L'altro giorno ero a Milano e c'era un'agenzia di case e aveva Toscano, mi pare, e aveva i QR code e c'era questo gruppo di cinesi tutti a scansionare i QR code, anche se in realtà non era legato a WeChat. Questo è un elemento interessante perché ovviamente diventa un punto di attrazione molto forte, soprattutto all'estero, il QR code appunto per fare engagement sull'utenza cinese. Un altro esempio fondamentale dell'omnicanalità e di questo concetto di fluidità di cui parlano i sociologi da decenni, anche qua in Europa, si è forse meglio realizzato nella Cina di oggi e proprio con il digitale, ossia il mobile payment. Il mobile payment è fondamentalmente per WeChat il principale strumento di pagamento. La cosa fondamentale per l'utente è che può utilizzare il mobile payment sia online sia offline, quindi non è importante che l'acquisto e l'esperienza di acquisto avvenga all'interno del telefono cellulare o all'interno di un sito internet, perché può essere utilizzato anche per pagare in uno store. E infatti gestiamo circa un milione di transazioni online o offline al minuto. E questo è particolarmente impressionante se pensiamo ad esempio a quanto siamo noi resti invece di utilizzare addirittura, adesso magari la carta di credito no, ma quanto siamo resti a utilizzare PayPal e quanto anche i merchant in qualche modo siano resti ad accettare questi sistemi di pagamento. E anche in Europa adesso è possibile offrire questo tipo di servizio, andando ad agevolare e a offrire un'esperienza che sia più del più simile possibile all'esperienza che gli utenti cinesi compiono in Cina. Questi utenti che cosa fanno? Abbiamo visto tutto questo concetto di omnicanalità, tutto questo concetto di servizio attraverso WeChat, quindi questo ricorso massivo e molto molto evoluto con il cellulare. Questa tipologia di qualità e di utilità che l'utente ritrova e riscopre ogni giorno dentro WeChat ovviamente si allarga. Quindi anche quando si parla di informazione, di contenuto, è fondamentale tenere presente che le aspettative dell'utente cinese in termini di contenuti sono molto molto alte. E quindi questo è fondamentale quando andiamo a creare una strategia di comunicazione o banalmente degli asset per comunicare, per metterci in contatto con gli utenti cinesi. Il concetto di informazione, di servizio, di qualità e di interattività del contenuto è fondamentale. Quindi nel momento in cui procediamo a delle attività di engagement nei confronti dell'utenza cinese, questo è un elemento chiave. Un esempio di questa, dell'importanza che noi diamo a come Tencent, come WeChat, ai contenuti sta ad esempio nell'advertising che noi facciamo. Tutti i contenuti legati all'advertising sono passati in rassegna da un team in Cina che ne verifica la reale qualità, la reale utilità, il reale spirito informativo, anche se è un processo commerciale. Il processo commerciale in Cina passa nel 90% dei casi da un processo di informazione e questo rispecchia appunto le aspettative di qualità, di utilità, rispecchia un'inclinazione che lo stesso utente cinese ha verso l'apprendimento e anche di apertura che soprattutto le nuove generazioni stanno avendo nei confronti sia del mondo in generale occidentale, ma anche nei confronti di concetti ben riscrivibili anche in Cina, di lifestyle, di intrattenimento e via dicendo. E quindi fondamentale, è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione. Parlando di turismo, molto brevemente, questo è un ottimo esempio. Il Comune di Milano, l'istituzione pubblica Comune di Milano, ha creato queste sue presenze all'interno di WeChat per andare a esperire e a far esperire entrambe gli aspetti di cui vi ho parlato, quindi la parte informativa con un account ufficiale nel momento in cui bisogna ingaggiare l'utente per spingerlo a visitare la città di Milano e dall'altra parte l'utilità del servizio con un mini program che permette all'utente cinese di avere un supporto quando si trova all'interno della città di Milano, con tutta una serie di contenuti che ovviamente si basano sull'intrattenimento, sulla gamification e sul servizio, oltre che ovviamente sulla bellezza della destinazione. Grazie.
Test, test. E poi non so se avete notato, ma lui in verità è Zuckerberg leggermente trasformato. No, me l'hanno già detto. Ok. Ok, prima di tutto grazie mille di essere qui con noi oggi. Grazie a voi. Veramente un piacere, è un panel che io e Giulia abbiamo voluto fortemente, quello sui pagamenti. L'idea del panel è darvi una forma mentis, non ci interessa tanto farvi capire esattamente come funziona la tecnologia dietro ai pagamenti, visto che sia Eric che Mark, scusa, Enrico già ci hanno dato qualche direttiva. Qua parleremo un pochino dell'evoluzione dei pagamenti da 2600 anni fa, quando è stata coniata la prima moneta. La storia mi dice che è stata coniata nel 2600 anni fa, quindi insomma abbiamo al momento, dopo quasi 3000 anni, ancora un'enorme ossessione verso il cash, che non riusciamo a scrollarci di dosso. Quindi la mia domanda un pochino provocativa per voi oggi è proprio questa: 2600 anni sono abbastanza per cominciare a utilizzare dei pagamenti alternativi rispetto al cash? E qua so che camminiamo un po' su un campo minato. Quanti di voi sono albergatori? Ok. Cos'è l'elemento più importante per voi del soggiorno dei vostri ospiti? Se doveste valutare la vostra brand reputation o anche la percezione del brand, quali sarebbero le prime cose che vi vengono in mente? Qualità del sonno? Cos'altro? Buon wifi? Un buon letto? Giusto? Ma avete mai pensato che un pagamento senza frizioni è egualmente parte di una user experience corretta? Ecco perché ho creato questa equazione. Se qualità del sonno sta a brand perception, come facilità di pagamento sta sempre a brand perception. C'è un vecchio studio non c'è in verità ancora, ho cercato dappertutto anche un po' di fonti autorevoli, non c'è un vero studio sull'impatto dei pagamenti nella percezione del brand, ma c'è uno studio che probabilmente tutti voi conoscete, che è un vecchio studio del 2013 della Cornell, che afferma che a un'attesa soltanto di 5 minuti durante il check-in e durante il check-out corrisponde un 47% di diminuzione nella reputation. E qual è il motivo principale di queste attese al check-in e al check-out? È il pagamento, è la logistica nel travel. E questo è uno studio di 7 anni fa, quando eravamo ancora più pazienti. Io immagino se la Cornell rifacesse lo stesso studio oggi, il numero crollerebbe. Quindi, prima di passare alle domande, quello che voglio far passare come messaggio è che un'esperienza di pagamento senza frizione è altrettanto cruciale come qualsiasi altra parte del traveler journey. Okay? Quindi se state dando attenzione a tutti quei dettagli che possono essere, di nuovo, l'insonorizzazione delle camere, le amenities in camere, e poi l'utente deve passare attraverso un metodo di pagamento che gli porta via 10 minuti, sappiate che, come dice la Cornell, per ogni 5 minuti di attesa, uno su due vi lascerà una recensione negativa. E inizierei con questo quote di Jim McCarthy, che dice che la magia di Uber e Amazon, se ci pensate, è stata quella di far scomparire i pagamenti. Ora, quando siete arrivati qui a Firenze, immagino avete preso un taxi, siete stati costretti a prendere un taxi, giusto? Ho preso la tranvia. Vabbè, tu hai preso la tranvia, ok. Ecologico. Ecologico. Di solito, in tutte le città dove esiste, io prendo un Uber. Ma perché prendo un Uber? Non perché costa meno. Semplicemente perché non ho bisogno di un portafoglio. Entro, esco e non pago. Se avete visto o letto un classico che è Il Mago di Oz, che cosa diceva Il Mago di Oz? Il Mago di Oz diceva: non guardate mai dietro al sipario. I pagamenti nella nostra industria, ma come in tutte le industrie, invece devono rimanere proprio lì,
dietro al sipario. E non è importante che voi ci guardiate dietro. Meno i vostri ospiti si rendono conto di pagare, perché a nessuno piace pagare, immagino, più i vostri ospiti sono contenti. Questo panel parte da questo assunto. Cominciamo con la prima domanda. I pagamenti cashless, ovvero i pagamenti senza contanti, secondo uno studio di Capgemini, raggiungeranno 1 trilione entro il 2022, quindi in 2 anni circa. Quali pensate che siano le principali motivazioni di questo cambiamento? Eric. Beh, sicuramente la tecnologia ci sta aiutando in questo cambiamento, lo stiamo vedendo, un esempio potrebbe essere benissimo WeChat, no? L'unico problema che vedo, l'unica differenza che vedo rispetto al mercato asiatico è sicuramente che il mercato europeo, ad esempio, soprattutto il sud europeo, è ancora un po' troppo attaccato al soldo sotto al letto, no? Quindi ci abbiamo quasi paura a utilizzare banche, a utilizzare carte di credito, per alcuni sono ancora un tabù. Ed è sconcertante anche questa cosa. Sicuramente la tecnologia sta evolvendo, ma vediamo questo cambiamento, questo utilizzo sicuramente più verso il nord, quindi più verso i Nordics, ad esempio verso Stati Uniti e verso Asia. Però io penso che ancora a livello culturale noi dobbiamo lavorare ancora tanto, Italia, Spagna, tutta la parte di sud Europa, dobbiamo lavorare veramente tanto a livello culturale. Che poi a me sembra un po' un controsenso, perché se si trattasse di negozi, sai, con una clientela locale, adeguarsi ai locali avrebbe senso, ma un albergo in verità deve adeguarsi a tutto il mondo. Dovrebbe. Il problema è che ad esempio in Italia, anche per fare una transazione, ci sono delle fee molto importanti. Banalmente andare al bar dell'hotel, pagare con la carta di credito un caffè, ci rimette l'hotel. Chiaro. E quindi ci sono ancora delle frizioni anche politiche sotto questo punto di vista che devono essere combattute e che non sono combattute, nessuno sta combattendo per agevolarci in questo cambiamento. Quindi io vedo sicuramente la strada del pagamento digitale, il futuro, la vedo difficilissima ancora soprattutto in Italia o nel Sud Europa, purtroppo, Sud America, Sud Europa, in alcuni paesi è veramente incredibile quello che sta succedendo, questo tabù, perché è un tabù, l'evasione che c'è in questi paesi, cioè non per andare sullo scontato, sul banale. Spoilerare domande che te ne faccio una dopo. Va bene. Ok. Ma allora, si possono fare varie considerazioni in riferimento a questa domanda, nel senso che più che una domanda è un tema. Innanzitutto posso portare la mia esperienza e quello che ho visto in Cina e come in Cina il pagamento, come dicevi tu, non riuscendo a stare dietro al sipario, è stato introdotto all'interno di un'esperienza totale nella quale il pagamento diventa anch'esso un'esperienza in qualche modo ludica, interattiva e rapida. Questo concetto di omnicanalità, che è trito e ritrito a livello teorico più che pratico in Europa o in generale nei Western countries, in Cina ha la sua massima esplicazione. Quindi tutto quello che è esperienza interattiva tramite il mobile, tramite il mobile fondamentalmente, o tramite in alcuni casi anche la biometria, diventa appunto una gamification stessa, un'interazione che l'utente stesso ha con il brand, con il department store, con l'esercente, il merchant, chiamiamolo come vogliamo. E quindi si confonde e diventa quindi anche meno rilevante, meno percepita dall'utente. Leggo qui la parola cambiamento, e è una cosa di cui abbiamo parlato, no? Anche poco fa. È interessante secondo me vedere come in Cina questo cambiamento è stato completamente diverso rispetto al cambiamento che abbiamo avuto noi in Europa. Il cambiamento in Cina è stato un cambiamento immediato, rapido e improvviso. Il cambiamento in Europa è stato un cambiamento molto lento, molto evolutivo. E questo ovviamente ci permette ai cinesi, alle persone cinesi, di entrare in un state of mind, in un mindset completamente diverso anche nell'adozione di sistemi di pagamento che sono completamente disruptive rispetto a quelli precedenti. Noi invece, figli di una heritage, di un'evoluzione, ci portiamo dietro una lentezza sia
nel pensiero dell'adozione di nuovi strumenti, sia anche nelle abitudini che abbiamo collezionato non solo noi, ma anche i nostri genitori per secoli. Cioè è proprio una completa diversità appunto nel cambiamento, e questo secondo me è rilevante. Noi ci siamo fatti una lunga chiacchierata al telefono, non vi tediamo perché sarebbero ore e ore di conversazione, però appunto parlavamo del fatto che noi europei occidentali sostanzialmente, avendo vissuto quasi per qualsiasi cosa un approccio evolutivo, no? Non soltanto nella tecnologia, abbiamo avuto forse più tempo, non solo per abituarci, ma anche per contrastarla, no? Assolutamente. Abbiamo fatto un ragionamento sulla bioetica. Assolutamente sì. Sì, per contrastarla e forse anche per valutare gli effetti, sia in positivo che in negativo. Chiaro. E quindi abbiamo avuto più tempo per fare delle analisi e quindi anche per essere più cauti, perché sappiamo e siamo consapevoli di quali problemi può portare. In Cina ovviamente questo c'è un po' meno, no? Il cambiamento, la tecnologia si è affacciata in maniera immediata, non c'è ancora stato il tempo di vedere e di valutare, di fare delle analisi sulle conseguenze negative, e quindi c'è molta più facilità, molta più leggerezza nell'adottare cose nuove, anche se poi magari tra 30 anni verrà fuori che non saranno poi state così positive. No, meno consapevole, è chiarissimo, anche probabilmente una percezione del rischio diversa. Assolutamente sì. Domanda numero due. E questa lo so che piace a te, piace anche tanto a me, no? Quindi noi siamo un po' per la frangia transumana, la frangia transumana qui. Un altro studio mi dice che i pagamenti biometrici saliranno a 2 trilioni nel 2023, quindi di nuovo da qui a 3 anni. Pensi che sia un altro passo verso il transumanesimo, verso l'ibridazione uomo-macchina, verso l'uomo aumentato? Beh, lo spero, anzi ne sono sicuro, ma più che uomo-macchina, transumanesimo, cioè vi lancio quello che sta succedendo effettivamente, cioè il pagamento biometrico è anche quello che sta succedendo con tutti i Just Eat, Deliveroo, tutti i ristoranti, cioè io immagino che da qui a 20 anni scomparirà la cucina dalle nostre case, come è stato detto anche nel panel precedente. Non ti pensavo, perché era esattamente quello che dicevamo l'altro infatti, giorno. Sparirà, ci saranno più ghost kitchen, i pagamenti anche tramite Amazon, ad esempio, adesso si può addirittura rateizzare fino a 12 mesi, ed è incredibile, anche 10 euro possono essere rateizzati, quindi ovvio che andremo sempre più verso uomo-macchina, anche inteso in questo senso. Se tu intendi nel transumanesimo, ovvio che determinate tecnologie si stanno sviluppando. Sicuramente adesso, oggi, magari non ce ne rendiamo neanche conto, magari li schifiamo pure, ma sicuramente succederà, perché se vediamo quello che 20 anni fa non, quello che oggi c'è e 20 anni fa non c'era, è una cosa di incredibile, ok? È completamente sconvolgente, ok? Quindi da qui a 20 anni sicuramente l'integrazione succederà. E sicuramente, almeno dal mio punto di vista, ci renderà molto più migliori e performanti. Questo è qualcosa di cui parlerò domani. Domani ci sarà un panel più legato all'intelligenza artificiale, ed è un nome che non lo tiro fuori perché veramente, ma ci potete fermare in qualsiasi momento per fare domande da nerd, che è quello di Neuralink. E io vi consiglierei di prendervi, appuntarvi questo nome. È una delle aziende di Musk, Tesla, SpaceX, eccetera. Quello che sta facendo Neuralink, e poi domani lo amplieremo in parte, è creare degli impianti cerebrali che permettono di scambiare informazioni con sia delle applicazioni che con dei software. Ovviamente la sperimentazione umana comincia quest'anno, quindi non parliamo di fantascienza. Verrà prima testata su pazienti tetraplegici e quadroplegici, ma in un futuro potrebbe darci il potere della telepatia, addirittura nel travel potrebbe darci la possibilità di scaricare la memoria di qualcuno che abita a Firenze, non avremo bisogno della mappa perché conosceremo già la città con quella memoria, è un po' una specie di Matrix. Fantascienza secondo voi? La sperimentazione umana parte quest'anno, quindi per me siamo lì. Dammi una visione un po' meno Black Mirror tu. Esatto, sì, paradossalmente. Ma allora, l'ibridazione uomo-macchina. Forse in Cina quello che sta avvenendo adesso è l'ibridazione macchina e quello che normalmente noi siamo abituati a considerare fisico. Parlo ad esempio di tutto quello che è, ad esempio, chiavi di casa,
prima hai elencato il badge per la palestra per entrare in ufficio, ma gli stessi documenti, la carta d'identità, il passaporto, la patente di guida, tutte queste cose sono già embeddate all'interno di WeChat e all'interno del wallet di WeChat. Wallet che è fondamentalmente la dematerializzazione di una carta di credito o di un bancomat. Quindi nel momento in cui probabilmente questo processo di dematerializzazione sarà terminato, allora sarà anche più facile, più rapido poi passare allo step successivo, quindi a questa ibridazione dell'uomo con la macchina. Inoltre, credo che ci sia, che possa esserci anche un elemento in qualche modo di ostacolo in questo specifico momento, e mi riferisco di nuovo e ovviamente alla Cina. Come ti dicevo prima, il processo di pagamento è diventato talmente una fase di un'esperienza e al processo di pagamento, sicuramente rapido, senza frizioni, quindi molto snello, sono associate tutta una serie di altre attività di ingaggio, sia lato brand, sia lato utente che poi riceve dei benefici, che alla fin fine diventa appunto anch'essa un'esperienza ludica. E quindi togliere tutte queste funzioni e questa parte di intrattenimento a questa fase non sempre fa gioco né all'utente da una parte né al brand, all'azienda dall'altra, che perderebbe ovviamente un'occasione in più di intrattenimento, di ingaggio e di upselling. Chiaro. Quindi abbiamo da una parte il transumanesimo, da una parte la smaterializzazione, quindi Black Mirror e Star Trek sostanzialmente. Ok. Domanda numero 3. Questo è un po' più per te, perché tu sei svedese di origine. Sì, sono. Sei nato in Svezia o? No, sono nato in Italia, però sono andato sempre avanti e indietro. Doppio passaporto. Doppio quindi passaporto. Doppio token. Doppio token, ok. In Svezia ci sono circa 3.000 cipadi adesso, no? Sì. Dimmi se i dati sono ancora aggiornati. Sì, diciamo che è qualcosa di più ovviamente. Siamo attorno ai 4.000 in questo momento. Perché pensi che noi, italiani perché siamo in Italia, ma io direi sud europei, abbiamo così tanti pregiudizi con i chip? Ma non solo con i chip, fosse quello il problema, saremmo a cavallo. Abbiamo problemi con tante cose, con la tecnologia in primis. Tutto viene bloccato, niente viene facilitato. E questo lo posso sottolineare, dire, ed è così purtroppo, basti pensare a Uber, basti pensare a quello che sta succedendo con tante aziende informatiche, tecnologiche, start-up. Purtroppo siamo bloccati, non facilitati in questo compito. Ovviamente noi siamo legati culturalmente, e soprattutto dalla nostra famiglia anche, al denaro fisico, a quella che si dice fiat, no? Alla moneta che puoi toccare. Secondo me sarà difficile anche nel corso dei prossimi X anni toglierci da questa manualità, da questa voglia, sensazione di tenere il contante. Ce l'abbiamo con le banche, anche perché le banche ci danno magari per tenere i soldi in esse pochissimi tassi di interesse, no? Le transazioni sono elevate, quindi preferiamo sempre mantenere questo contatto col contante, anche perché culturalmente siamo un popolo, siamo una nazione, non solo l'Italia, ma appunto il Sud Europa, in cui gira tantissimo nero. Non critico, non difendo, non dico niente, però purtroppo è così. Io ti dico, non me la spoilerare ancora, che è quella dopo. Ma spoilero tutto. Comunque sì, quindi... È predictive. Sono predictive. Però dico che purtroppo siamo a livello culturale ancora un attimino legati a questi aspetti, anche perché, ad esempio, cioè, basti pensare a quanti micro paesini ci sono in Italia, no? Molecolarizzati, paesini da 1.000-1.500 persone, dove il bancomat manco esiste, forse non c'è neanche la banca, no? Devi andare a 30 km di distanza, siamo molecolarizzati, mentre in altre grandi nazioni, paesi, Cina, Stati Uniti, Russia, è magari totalmente diverso, sono metropoli molto più grandi, evolute e che aiutano anche lo svilupparsi di tecnologia. Sai che leggevo che la prima moneta di scambio, lo sai qual era? Le mucche. Baratto. Le mucche. Baratto. Le mucche, 9.000 anni fa. Ok, noi non stiamo alle mucche, stiamo un pochino avanti. Allora, sicuramente c'è da parte, secondo me, dei merchant, anche soprattutto in Italia, adesso
Francia secondo me è meno, in Inghilterra ancora meno, anzi in Inghilterra secondo me è un ottimo esempio di evoluzione in questo, però in Italia c'è una resistenza da parte dei merchant, probabilmente legata a costi molto, molto elevati, e questo sicuramente poi porta anche gli utenti più giovani o più smart, diciamo così, a utilizzare o ricorrere di meno a, ad esempio, Apple Pay o sistemi di questo tipo. E c'è una popolazione anche in qualche modo vecchia che quindi fa un po' restia. E la cosa che a me ha colpito del facendo un paragone con la Cina dell'Europa è che se noi siamo abituati a pensare a coloro che utilizzano smart payment o mobile payment come a utenti evoluti, in Cina questo non è assolutamente vero, nel senso che addirittura i clochard, gli homeless, chiedono l'elemosina mostrando un QR code a chi l'elemosina gliela deve fare, wow, dal cellulare. Okay. E poi l'utente scansiona il QR code, gli dà, non so, 30 rimimbi e ha fatto il suo buon gesto, la sua buona azione quotidiana. Questo ovviamente perché? Perché dall'altra parte il mobile payment è accettato non solo dai brand del lusso dove è un'esperienza sofisticata, ma anche dagli stall, dalle come si chiamano, le bancarelle ai mercati rionali che ti vendono la merendina. E quindi ovviamente in un intorno, in un contesto così aperto verso questo nuovo tipo di pagamenti, è ovvio che diventa pervasivo e realmente un'evoluzione per tutta la popolazione, non come da noi che diventa un'evoluzione per degli strati, chiamiamoli così, un po' più eruditi, più smart della popolazione, e questa è una differenza notevole. Ok, assolutamente senso. Te la faccio adesso questa domanda, è dall'inizio che vuoi rispondere, adesso te la faccio. Beh, ritorniamo sempre lì. Però sì, è vero che ci sono diversi studi che dimostrano come i paesi con la maggiore, col maggior tasso di evasione fiscale in verità sono quelli più dove è più difficile estirpare questa ossessione del cash. Sì, ma anche basti pensare, non solo andare in Cina dove la tecnologia è una cosa normale, possiamo dire così, ma anche in Svezia, in Danimarca, Norvegia, nei Nordics, comunque è veramente molto normale andare al bar e pagare un cavolo di caffè con la carta di credito, perché io voglio fare questo, vivo in una cultura che mi sta portando a fare questo, che mi sta migliorando l'esperienza, come dice Enrico, dell'acquisto, e voglio fare questo, perché devo perché devo fermare la mia evoluzione nella facilitazione del pagamento quando potrei già farlo. Da noi purtroppo, non solo a livello culturale ma anche a livello politico, sociopolitico, è complesso questo cambiamento, e non do la colpa ai merchant assolutamente, do la colpa alla politica, spero ci siano politici qua, spero ci siano, perché effettivamente dobbiamo evolverci, dobbiamo far spendere di più, perché non ci rendiamo conto, quando contiamo i soldi ci rendiamo conto, ma quando abbiamo la carta di credito non ci rendiamo conto neanche di quanto sia facile pagare, ok? Dobbiamo far spendere di più anche chi viene nelle nostre strutture, chi viene a visitarci, e fare un passaggio indietro al contante blocca questo stimolo. Però purtroppo non viene capito, non viene concepito, non viene modificato, nessuno ha mai fatto niente, ed è importantissimo far pagare. Io tante volte viaggio, arrivo a Malpensa, vedo l'uomo d'affari, il manager davanti a me, mi chiede: non c'è Uber? Non sono italiano. Questa è la mia risposta, non sono italiano. È vero, però. No, ma mi vergogno. Anche dal punto di vista, tutti voi viaggiate per lavoro, immagino, quindi cioè una delle problematiche più grandi che abbiamo è compilare le note spese. Un conto è compilare una nota spese con commercialista, note, cioè, non so se poi l'ultima volta ho fatto un surreale viaggio in un taxi di Napoli che voleva vendermi un blocchetto di ricevute, ma questi sono estremi poi dall'altra parte. E è successo anche a me. Semplicemente però io con Uber entro, esco, va direttamente al mio accounting, non devo fare nient'altro. Parlavamo addirittura, qua ci muoviamo un po' in un contesto che era stato anche sottolineato prima, però il crollo del room service negli hotel, tanto è dovuto per esempio all'acquisto di io arrivo in camera, devo lavorare un po', mi prendo un Uber Eats, me lo faccio arrivare direttamente in camera, scelgo il mio food, è attaccato alla mia carta di credito, non ho bisogno di tenermi nessun tipo di ricevuta. Faremo subito dopo di questo, io ho un panel dove sarò ospite sulla gestione del tempo, vedrete
come ho buttato le mie ultime 3.000 ore l'altro anno e capirete che tanto è questa frizione. Allora, sì, secondo me è molto lecito pensare che il problema dell'Italia in questo caso sia un problema anche culturale, al di là dell'aspetto nero che, vabbè, abbiamo già citato. Ma storicamente, guarda, l'altro giorno parlavo con mio padre proprio di questo panel e citavo questo aspetto e gli ho detto, ma sai, forse è anche vero che noi italiani siamo molto attaccati alla terra. Però non è vero, gli ho detto, perché anche gli americani sono molto attaccati alla terra, hanno questa idea. E lui mi ha... Terra, pianeta, ground. Ok. E mio padre mi ha detto, è diverso, noi siamo attaccati alla terra fisica, gli americani sono attaccati alla nazione, che è un concetto. Ed effettivamente è un po' vero, noi siamo attaccati alla terra e ci teniamo perché si può toccare. L'Italia è uno dei paesi con il più alto tasso di case di proprietà. Quindi il concetto di possedere materialmente qualcosa sicuramente è qualcosa che fa parte di noi. E poi ovviamente tutto quel concetto di cui sì, abbiamo già detto, di essere lenti nel cambiare. Quindi sicuramente è un problema anche culturale. Abbiamo 3 minuti e vi faccio la domanda, quella da $1 milione. Un po' più filosofica la facciamo. Nietzsche, per chi di voi ha un po' di background filosofico, spero nessuno di voi perché è quasi inutile ormai, diceva che, quando parla di superuomo, anche se preferisco non tradurlo, l'Ubermensch ha delle connotazioni diverse, quando parlava del superuomo però diceva che l'uomo, quindi noi, non siamo nient'altro che una corda tesa tra l'animale e il superuomo. E alcuni transumanisti hanno cominciato a ragionare se questo superuomo non sia effettivamente l'uomo aumentato dall'intelligenza artificiale, l'uomo bioact, ok? La mia domanda è questa: tu pensi che la nostra generazione, diciamo noi 30-40 anni circa, potrebbe essere l'ultima corda tra l'animale e il superuomo? Tu pensi che già nel giro di una generazione potremmo avere un'evoluzione diversa da quella che ci aspettavamo, per esempio, 1000 anni fa? Ma la stessa concezione di generazione è cambiata, diversa, è sbagliata, retrograda. Sicuramente sì, saremo l'ultima frontiera, l'ultima corda che ci legherà al mondo animale, se vogliamo così chiamarlo. Credo che sicuramente nel corso dei prossimi 10 anni ci saranno parecchie novità. Credo che la macchina entrerà sempre più verso noi, ma non voglio essere futuristico, non voglio essere Black Mirror, voglio essere realista. Penso che tu devi essere semplicemente, e questo è il problema, noi siamo evoluzionisti e sì, realisti, cioè, esatto. Nessuno di noi è un futurista, semplicemente uniamo i puntini. No, tutti vogliamo vivere di più, vogliamo vivere meglio, vogliamo essere più forti, più belli, è la società che ci sta purtroppo portando anche verso questo aspetto, quindi certo che la macchina ci aiuterà in questo, non solo ci semplificherà il lavoro, ma ci migliorerà la vita, non solo rendendola più smart, perché quello che abbiamo adesso può essere fatto benissimo su WeChat, quello che stiamo studiando di fare in R&D, anche per migliorare le nostre prestazioni fisiche, comunicare con, quindi diventare un'azienda quasi healthcare, ok? Quindi capire quando inserire insulina piuttosto che attacco di diabete, piuttosto che misurare determinate prestazioni, tutto questo sicuramente ci darà un plus, ok? Tutto questo ci legherà sempre più verso, creerà stickiness verso le macchine e dalla stickiness non si torna indietro, ok? Sarà quasi come una droga, ok? La macchina ti darà questo superpotere che sarà quasi come una droga, non si potrà sicuramente indietro. È una cosa che diceva anche Musk, ci sarà un momento in cui la differenza tra esseri umani organici e esseri umani aumentati potrà diventare un problema, perché gli esseri umani organici verranno lasciati indietro perché non avranno appunto questi iperpoteri. Assolutamente. 40 secondi, dammi l'ultimo, il tuo punto di vista. Allora, dunque, no, secondo me no, non saremo l'ultima generazione. Le generazioni immediatamente successive alle nostre saranno ancora loro e saranno ancora tesi tra questa dualità tra animale e superuomo. E poi è vero che la tecnologia man mano rimpiazzerà, le macchine rimpiazzeranno l'uomo in alcune funzioni per migliorare la qualità della vita dell'uomo, ma è anche vero che
il concetto di qualità è un concetto soggettivo, è un concetto molto umano, e quindi ci sarà un continuo adeguamento di una macchina che dovrà essere progettata dall'uomo sulla base dell'evoluzione di un concetto molto molto umano, che è quello di qualità. Siamo stati svizzeri, siamo stati, guardate, eh? Incredibile. Svedesi. Perché siamo macchine, in verità, siamo tutti già transumani. Grazie mille a voi per essere stati con me oggi. Grazie mille. Grazie.